breve dialogo con una sconosciuta. E tu come sei? Non so rispondere, non porto rancore, in genere perdono, ma non dimentico. Sì, questo l'avrei detto anche io, ma in realtà non sei così. E come sono? Io sono stata sincera, tu no. E in cosa ti avrei mentito? Non sei così, non sei solo così. Un uomo che scrive, compone e crea non è solo questo. Mi piace. Cos'è che ti piace? Che mi si guardi da una prospettiva diversa. In fondo noi stessi non sappiamo come siamo realmente. Ti guardo dall'unica prospettiva possibile. Noi ci vediamo da dentro, ma da fuori? Sì, ma tu da dentro cosa vedi? Vedo una personalità non semplice e senza limiti nella mente. Ecco, già, meglio. E poi? A te incuriosisce un lato dei miei pensieri. È una domanda? No. È una constatazione. Quale lato? Il lato che ti è apparso quando hai letto le mie parole ed hai scoperto una persona diversa da quella che ti saresti aspettata. Assolutamente, esatto, mi hai colpita, tanto. Un debole per la sensualità, profonda e non superficiale. E credo non ci sia niente di male. E odio la solita domanda che i più mi fanno. A chi sono dedicate le tue parole? In realtà a nessuno, ma all'idea di donna che è dentro di me. E spesso le donne sono scappate per paura di essere travolte. E questo mi ha fatto stare male, perché non riuscivo a capire. Perché a volte la superficialità è più semplice della passione. E alla fine hai trovato quella che si è fatta travolgere? Sì. Sai, oggi ti ho visto. Davvero? Sicuro che fossi io? Sì, eri tu. Ho letto e riletto questa nostra conversazione. È un bellissimo dialogo. Sembra la pagina di un libro. Davvero? Sì.